Telerivalo, ci arriva una televisione da carattere artistico. Siamo qui a Milano, alla Fabbrica del Vapore, questo bellissimo ed enorme spazio dedicato all'arte, per vedere una delle mostre più inquietanti del mondo, che non a caso ha fatto il giro del mondo avendo una marea veramente di visitatori. Il sito dice oltre 35 milioni di visitatori in più di 60 città del mondo, ma questo è di qualche mese fa. Solo a Roma è stata vista da 150.000 persone. La mostra si chiama Body Words e svela i segreti dell'anatomia e del funzionamento del corpo umano, rendendo accessibile e comprensibile al grande pubblico una serie di informazioni che altrimenti resterebbe relegata al solo ambito scientifico. Il risultato però è uno stranissimo connubio tra scienza e arte. I corpi infatti sono stati lasciati in pose che gli umani possono fare normalmente in avvenimenti sportivi oppure nel tempo libero. Ma non solo umani, si vede anche un cavallo con sopra il suo cavaliere, tutto ovviamente con la sua anatomia interna. Una cosa veramente inquietante e affascinante. Il progetto è dello scienziato tedesco Gunther von Hagens, che ha inventato e brevettato una tecnica di plastinazione che permette di conservare perfettamente tessuti e organi sostituendoli ai liquidi corporei. In questo modo l'esperienza del visitatore è diretta, non mediata dalla presenza di filtri come i boccali e la formalina in cui in passato venivano immersi campioni anatomici. Buona visione e attenzione agli incubi. Quando la vita è un po' più
Grazie.
Voilà. Ma hai guardato bene tutte che non sono le paglie? Magari sarà anche nascosto. Tipo quarto mondo. Comunque non ce n'è uno magro, Perché ho richiamato la madre, l'ho sguidata? Perché non